Ben trovati a tutti gli amici di Games Collection TV, io sono MacDoll di GamesCollection.it e quest'oggi sono qui per presentarvi Shadow of the Damned per Xbox 360. Questo titolo è un titolo multipiattaforma uscito per Xbox 360 e PlayStation 3 ed è l'ultimo titolo sviluppato da geniali game designer quali Suda51, Shinji Mikami e Akira Yamaoka. Suda51 lo conoscerete tutti per la realizzazione di titoli del calibro di No More Heroes e Killer 7. Shinji Mikami è il noto creatore della serie Resident Evil, mentre Akira Yamaoka è il compositore ufficiale della colonna sonora di Shadow of the Damned, nonché compositore effettivo di tutti i capitoli della colonna sonora di Silent Hill. Dunque, questo titolo è un action survival horror in terza persona con meccaniche di gioco molto simili a Resident Evil 4, per non dire identico, solo che ecco, tutta la produzione è permeata dallo stile classico delle produzioni di Suda51. Per chi di voi ha giocato i suoi giochi sa bene o male cosa aspettarsi da questo titolo. Dunque, questa è la cover. Il team, come vedete, è stato distribuito, prodotto dalla EA, però il team effettivo della sua realizzazione è la Grasshopper Manufacture di Suda51. Dunque, questo è il retro. Un viaggio infernale perché, come sapete, il protagonista Garcia Hotspur dovrà attraversare l'inferno per riuscire a ritrovare la sua amata rapita dai demoni. Dunque, adesso andrò a farvi vedere contenuto. Qui troviamo il classico DVD di gioco, il manuale di istruzioni, il codice del gioco che ho lasciato sotto. Allora, il manuale, come vedete, è tutto in bianco e nero, non ci sono immagini, non ci sono presentazioni di personaggi, veramente spartano. Purtroppo questo gioco, per quanto lo reputi bello personalmente, è uscito solo in questa versione normal, quindi niente limited. L'unica cosa in più era data da questo scrauso codice da scaricare sul sito della EA per ottenere la colonna sonora del gioco. Come vedete, questo è il codice, tanto l'ho già usato, però se è utilizzabile provatelo pure. E questo è i due fogli che mi hanno stampato al pre-order del gioco. Grazie per aver prenotato Shadow of the Damned e tutte le istruzioni per collegarsi al sito EA e scaricare 12 tracce della colonna sonora composta da Akira Yamaoka, veramente molto bella. Bene, adesso vi lascio ad alcune sezioni di gameplay di Shadow of the Damned e ci vediamo. Questa è una classica sezione di del gioco, come vedete l'inquadratura è ravvicinata e ricorda molto da vicino la serie di Resident Evil dal quarto capitolo in poi, quindi una visuale diciamo in terza seconda persona anche nell'inquadratura. Allora, questo è il protagonista principale, Garcia Hotspur. La torcia che vedete, ma il protagonista non è una semplice torcia, bensì è il coprotagonista del gioco, Johnson, un ex demone fuggito dall'inferno che vi aiuterà nel corso del gioco e si tramuterà per l'occasione in varie armi che vi aiuteranno a distruggere tutte le orde demoniache che vi si pareranno davanti. Quindi avrete la classica torcia per liberarvi dell'oscurità che avvolge i nemici e renderli così vulnerabili alle vostre armi. E se scegliete la croce direzionale potrete decidere quale arma avere. Inizialmente non le avrete tutte a disposizione, ma avete solo il Boomer, la pistola, e il fucile che si chiama... queste armi cambiano nome più volte nel corso del gioco, siccome io adesso questi sono i potenziamenti che potrete attuare nel corso del gioco, accumulando le varie gemme bianche che fungono da moneta vera e propria nel gioco, con la quale potete acquistare i vari potenziamenti, queste gemme rosse che ve le venderà una sorta di demone venditore molto simile al venditore ambulante di Resident Evil 4, e potete potenziare le varie statistiche delle varie armi, che sono danni, velocità ricarica e capacità, questo per le armi, e il colpo di luce, ovvero il colpo che vi permette di liberarvi dall'oscurità sia che avvolge i nemici sia che avvolge i vari luoghi, perché questa oscurità potrebbe nuocervi seriamente fino a portarvi alla morte.
Poi abbiamo la torcia, quindi la velocità della torcia, di ricarica della torcia, e la salute, la classica salute la barra di salute che aumenterà di volta in volta potenziandola. Allora, come dicevo, queste sono le armi. E adesso vi mostro, diciamo, questa sezione di gameplay. Allora, per rompere i vari screen, le varie casse che trovate in giro, potrete solo spararci contro, non ci sono dei calci alla Resident Evil 4, tanto per darvi un'idea. Il scenario comunque, il gioco è abbastanza lineare, come dicevo in precedenza, è molto 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 lineare, non ci sono molti segreti da scoprire, oltretutto il gioco non dura tanto, ecco alcuni demoni, adesso vi farò vedere. Attualmente sto usando la mitragliatrice, diciamo. Ecco, sono rimasto senza munizioni, quindi dovrò cambiare per forza di cose arma e passerò al fucile, credo. Ho la pistola, dipende dai nemici che mi trovo davanti, perché ogni arma, diciamo, è più efficace contro un determinato tipo di nemici. Questi sono semplici demoni. Posso decidere anche quale arto mozzare, quindi adesso opterò per la gamba. Ecco, diciamo, ho fatto un mecatombe di gambe. Adesso procedo con il classico prestatone alla God Hand, questo trasportato direttamente da Shinji Mikami per l'occasione, dal gioco God Hand, di cui lui era il game designer, il director, credo. La progressione, come dicevo, è abbastanza lineare, comunque è semplice capire dove andare, diciamo, anche se non c'è una vera e propria mappa. C'è anche la possibilità di usare il colpo di luce per estordire i nemici e poi andargli incontro per fare un colpo speciale per l'occasione. Ecco, in questo caso praticamente apro in due la testa del nemico, poi ogni volta il colpo è diverso, dipende dal nemico che ci troviamo davanti, insomma. Comunque generalmente il gioco si svolge in questa maniera. Molto bello notare che comunque le sezioni di gameplay sono sempre ben variegate e riuscite, e quindi dovrete sfruttare spesso la faccenda di luce e ombra che vi dicevo in precedenza per riuscire a cavarvela in ogni situazione. L'energia è, come avete visto, praticamente adesso il protagonista ha bevuto una bottiglia, l'energia recuperabile tramite l'utilizzo di alcolici che troverete in gioco, sparsi in giro per il gioco, oppure comprandoli dal solito mercante demone che troverete in giro nel gioco. Il gioco è molto divertente, è strutturato veramente bene, anche se il level design, come dicevo, è molto lineare, comunque veramente ben fatto, e le situazioni, i boss che affronterete saranno veramente, veramente appaganti. Questo quindi comunque è un action sparatutto in terza persona, sulla falsariga, come dicevo, di Resident Evil 4 e 5, a tematiche fortemente horror e splatter. Comunque l'estro creativo di Suda 51 e Shinji Mikami si vede tutto, quindi avrete un prodotto veramente particolare, divertente, comunque diciamo a tratti anche scanzonato, la classica serie classico marchio di fabbrica di Suda 51. Quindi abbiamo un personaggio carismatico veramente sopra le righe, diciamo personaggi carismatici, perché i protagonisti sono due effettivamente, e vi troverete ad affrontare situazioni veramente grottesche e divertenti, ma comunque veramente un gran bel titolo, e se vi piace il genere ve lo consiglio caldamente, perché è veramente meritevole di essere giocato, secondo me. Bene ragazzi, questo è tutto, vi lascio queste immagini, e spero ovviamente vorrete dare una possibilità a questo titolo, perché secondo me merita molto. Grazie della vostra visione e vi auguro un buon proseguimento. Alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.